dice, ma a te hai avuto la fortuna di avere una famiglia di attori, di artisti, questo è vero, questo sì, mi ha aperto la grande porta del teatro, piano piano però, perché mio padre non era mica una persona molto dolce di sale, come diciamo a Napoli. Mio padre mi legava su una sedia e mi faceva scrivere 2 ore al giorno, copiando le commedie degli altri, copiando le commedie sue. Mi ero talmente stufato di copiare le commedie sue che quando le ho cominciate a recitare mi veniva il vomito. Non ne potevo più. Però io ringrazio questo padre mio che mi ha messo la penna in mano, mi ha fatto studiare, mi ha fatto andare avanti. Piano piano, ognuno può fare la sua strada. Io ritengo Edoardo Scarpetti un riformatore del teatro napoletano e che con lui abbia avuto inizio un filone importantissimo che va da lui stesso, che si riallacciava al teatro del San Carlino, al genere del San Carlino, rivisto e corretto da lui per la riforma, che va da lui a Viviani a De Filippo. Ma il legame è di natura, come le posso dire, non pensi che Edoardo Scarpetta mi abbia trasmesso questo attraverso una regione di sangue, no. Attraverso l'ammirazione che io ho avuto per quest'uomo, attraverso l'ammirazione e l'affetto che mi ha legato a questo genere di repertorio, che ha dato vita a un filone che non è finito ancora, che continua ancora. Guardate fino a che punto la passione per la sua arte gli faceva vedere teatro dappertutto. Nel salone da pranzo, oggi affittato come ufficio, così fece affrescare il soffitto, con una tavolata di maschere d'ogni regione d'Italia, invitate da Chauchat Mocca per festeggiare il suo ingresso di maschera tra le maschere. Ed ecco Pulcinella, ladro di una bottiglia di vino. In fondo aveva ragione. Il successo era stato grosso, tanto che lui volle immortalarlo anche sul portone. La fortuna bendata guida verso la gloria Don Feliciello, mostrando con orgoglio la maschera della commedia.